La Lega non ci sta e lancia un'ultima offerta al sindaco di Pescara Carlo Masci per la formazione della nuova giunta. Il coordinatore provinciale Luca De Renzis non vuole neanche prendere in considerazione l'ipotesi dell'appoggio esterno, ma ribadisce che bisogna rispettare il risultato elettorale ottenuto alle ultime amministrative. De Renzis ha anche aggiunto che non esiste nessuna pregiudiziale della Lega sul consigliere UDC Massimiliano Pignoli. Ma io non parlo di rottura, noi qui stiamo cercando di costruire, abbiamo preso questa iniziativa per dare una svolta a una trattativa che è una fase di stallo. È passato troppo tempo dall'elezione del sindaco, credo che sia arrivato il momento di fare una giunta. Abbiamo presentato le nostre scelte, le nostre proposte di primissimo livello per governare e amministrare questa città. Il sindaco, se vuole, in un minuto può fare la giunta quando deciderà di farla. Noi appoggeremo questo sindaco per 5 anni in maniera leale e fedele. Qualcuno nella Lega dice che c'è uno squilibrio in questo momento nei confronti di Forza Italia, che ha il sindaco e già 3 assessori. Questa è una valutazione oggettiva, però io evito di entrare nella sfera degli altri partiti. Il tavolo di coalizione è stato molto disponibile nei confronti della Lega, noi lo siamo stati nei confronti degli altri partiti. Ogni partito deve trovare la quadra al proprio interno, poi il sindaco giustamente deve fare la sintesi. Questa sintesi però, ci tengo a ribadirla, non può essere fatta a scapito del partito maggiore, del partito principale, del partito di Matteo Salvini, che oggi rappresenta di fatto il centrodestra in Italia. C'è un problema di quote rosa però in questa giunta? Beh sì, è una legge che va rispettata, il problema di quote rosa, le quote rosa se ne devono far carico tutti i partiti, non se ne può far carico solo la Lega. Noi già a Montesilvano abbiamo dato un grande contributo sulle quote rosa prendendone 2 su 3, non è che possiamo prenderle tutte noi, anche perché bisogna dare riconoscimento a chi è stato votato. Abbiamo consiglieri che hanno preso quasi 1000 voti e meritano giustamente di andare in giunta. Esiste anche una pregiudiziale da parte della Lega nei confronti del consigliere Pignoli, da parte soprattutto di Marcello Antonelli? Nessuna pregiudiziale verso alcuni, tra l'altro Massimiliano Pignoli è anche un mio amico, lo stimo e vi assicuro che non c'è mai stata alcuna pregiudiziale.